Buonasera, buonasera ai nostri amici telespettatori. Ci troviamo a Piazza Musa per un evento bello, importante. Il nostro caro amico Peppe Iachino festeggia 60 anni e ci ha invitati a noi di Bellito TV, ecco, a essere presenti qua in piazza insieme a tanti amici che tra qualche minuto vi mostreremo. Ecco, a festeggiare i 60 anni di Peppe Iachino. Adesso noi faremo un giro, ecco, insieme cercheremo di incontrare, far parlare tutti i nostri amici, gli amici di Peppe che sono venuti qui a festeggiare. Poi incontreremo anche lui. C'è chi lavora, c'è chi festeggia. Ciao Peppe. Ciao Pippo. Ciao. Auguri intanto. Grazie, grazie. Auguri per i tuoi 60 anni. Quanta gente. Senza nascondere niente. Senza nascondere. Ancora devono arrivare altri. Devono arrivare altri. Ancora. Ci hai organizzato una cosa molto bella. Vabbè, non poteva mancare. Non poteva mancare. Abbiamo la salsiccia con... Ma insomma c'è da... C'è veramente... Pochi tutto, diciamo. Poi di tutto, dai. Poi ti incontreremo ancora. Va bene, grazie. Ciao, ciao Peppe. Ecco, c'è chi lavora, dicevo. E chi mangia? E chi mangia? Ma che fai a far riparire questo disco? Ecco, va bene. Buonasera. Buonasera anche a lei. Come va? Tutto bene. Ci hai preso benissimo. E questa, la cosa bella è questa. Allora, stiamo festeggiando il compleanno di Peppe. Bene, insieme con tanti amici, insomma, voglio dire, una cosa ben organizzata, una bella serata. Non poteva mancare Peppe, il numero uno, diciamo. Numero uno, sempre numero uno. Le feste fa sempre il numero uno, quindi... Io sì, no. Prego, 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 si accomodi. Votare a Renzi. No, ma qua non parliamo di politica oggi. Da politica sentiamo. No, no. Comunque, qua parliamo... approfittiamo della serata a fare gli auguri a Peppe di questo suo compleanno. Speriamo che siano... ogni anno ci sia uno più festeggioso, sempre di più. Comunque una bella cosa, tanti amici sono venuti qua in piazza a trovarlo, insomma, diciamo che va bene. Sì, sì, no, vai Peppe. Poi siamo all'inizio. Ancora, siamo proprio alla fase iniziale, piano piano poi ci sarà la serata organizzata che Peppe non manca a fare, organizzare le serate, quindi penso, spero che vengano altre persone di più. Questa è la famosa piazza da Sagra Dupi. Sagra Dupi Pichino, che si terrà ogni anno ad agosto. Anche quest'anno. Diciamo che quest'anno sarà un altro successo come gli anni passati. Va bene, vi lascio continuare. Grazie. Grazie. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, 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 ciao. Vediamo, vediamo. Presidente di che? La Sagra di Peppe Iachino. Oggi compleanno. Presidente. Oggi. Il biondo ha fatto 60 anni, ma mi sembra che andava a 75-80 anni come. Quanti anni ha? 85. Mamma mia, esagerato. Allora, una bella festa. Esagerato. Organizzata. Sì, sì, abbiamo organizzato una crispellata, anche perché fa il compleanno. Il compleanno. Come dice lui, il numero uno. Numero uno, numero uno va a festeggiare. E non gli si può dire nulla perché effettivamente ci troviamo nella famosa piazza. Il 50% della festa lo fa lui. Lo fa lui, dai. Ci troviamo nella famosa piazza di Peppe Iachino. Sì, 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 sì. Che anche quest'anno credo che comunque vi state già organizzando. Sì, se tutto va bene, speriamo anche quest'estate di procedere ormai come ogni anno, ormai è una routine. Speriamo ormai che diventa ormai una consuetudine. Sagra di Peppe Iachino è un numero uno. Numero uno di Sagra. Speriamo che diventi una consuetudine. E che sia sempre la numero uno. È sempre la numero uno. Ok, grazie. Di nulla, grazie a lei. Buonasera, da dove siete arrivati a festeggiare il nostro amico Peppe? Allora, io vengo da Chiaravalle, però è da 3 anni che mi sono trasferito in Svizzera e come ho chiamato Ciccio Nucera, mi ha detto, vedi che c'è il compleanno di Giovanni a Reggio. Ah, Giovanni a Reggio, un altro? No, Peppe. Mo la mia memoria è confusa, scusa, di Peppe. Subito sono venuto immediatamente perché salutare gli amici qua di Reggio. Ho visto tanti amici che da 3 anni che non vedo. E poi per me venire dalla Svizzera a vedere questa libertà, là non è così logicamente, è qualcosa di speciale. La bella. La Calabria è unica, ospitalità a Reggio, oltre al limite dell'ospitalità. Cose fantastiche davvero.
davvero. Grazie Peppe. Ecco, un saluto, un complimento, un augurio a Peppe. Un complimento? Un augurio, gli auguri. Neanche io cosa posso dire per lui, perché è una persona straordinaria. Gli auguro di cuore quello che c'è di meglio nella vita. Altri 60 anni di... Altri 60 anni. 60 anni di questo. Diciamo 60 anni dovrebbero bastare, ma come vuole Dio per questo. Però la cosa migliore per lui, tanta fortuna, come dicono a Cuba, tanta fortuna. Grazie. Prego. Grazie. Grazie a lei, grazie a lei. Una buona serata. Buonasera. Buonasera. Ciao. Buonasera. Ciao. Voi siete vi trovati in piazza per fare che, per mangiare o per... Anche per mangiare, ma sicuramente per festeggiare il grande Peppe Iachino, numero uno. Peppe Iachino, i 60 anni, che tutti dovrebbero festeggiare così, ci vuole un bel coraggio. Comunque diciamo, dai, se si facessero così queste belle feste rionali, insomma, anche i compleanni vanno festeggiati. Si mette in movimento anche il paese, c'è un po' di allegria, innanzitutto c'è comunicazione, è una cosa che si è persa. È vero, vero? Questo è vero. Comunque diciamo che tanti amici sono venuti qua questa sera, poi la serata siamo all'inizio, diciamo che poi si balla pure. Si suona. Bravissima. Io, nome? Bretta Romeo. Insomma, noi l'abbiamo vista suonare, bravissima come sempre. La chitarra, insomma. Grazie mille. Eccezionale. Grazie. Un augurio per Peppe. Tanti auguri Biondo, ti voglio bene, chiamaci per la festa di Musa. Da dove Peppe Chino. Esatto. Bellissimo messaggio, richiesta anche. Qualcosa a Peppe devo dire. Peppe è una persona favolosa che conoscono tutti qua e lo conoscono anche fuori dal suo, diciamo, contesto, perché organizza sempre delle cose bellissime, sempre con uno stile di abbondanza, di allegria, di tradizione. È una di quelle persone che tiene all'impiedi la nostra cultura e anche, diciamo, il vero. È proprio quell'atmosfera che si vive, che una volta dicevano che nei paesi si riunivano i vicini, le amicizie, le cose belle, le cose... Ritorna alle tradizioni. Bravissimo, ecco quello che si vive qua. Quindi grazie a Peppe e buon compleanno, ti vogliamo tanto bene. Bene, grazie, grazie, buona serata. Buona serata. Vediamo di incontrare altre persone, insomma. Vediamo. Buonasera. Ecco, anche le ragazze che scappano come sempre quando vedono un microfono, scappano. Buonasera. Buonasera. Ecco. Da dove venite voi a festeggiare questo compleanno per Peppe? Lo so, sta mangiando. Abbiamo colto mentre mangiava. Intanto facciamo la domanda alla signora. Buonasera, da dove? Buonasera, Palmi. Da Palmi. Mamma mia, Peppe. Felicemente da Palmi. Abbiamo fatto... mezza provincia, Peppe. Ma Peppe merita, assolutamente. Felice di essere qua, assolutamente, sì. Allora, facciamo un augurio a Peppe per i suoi... Beh, Peppe, per i 60 anni di Peppe. È giovane, però. Peppe è giovane. Peppe sarà sempre comunque giovane. Peppe è unico. Gli auguri più sinceri che possa, che la sua vita possa essere ancora lunga, bella come lo è adesso, perché lui è bello, quindi tutto ciò... Bello Peppe, bello, mamma, mi piace questo. Peppe è molto bello, è bello in tutti i sensi Peppe, avercene persone come Peppe, e che sicuramente da parte mia, di mio marito che si è nascosto... Niente, Peppe, scappato. A Peppe il nostro affetto non mancherà mai, a prescindere dalla distanza, dal luogo, dalle situazioni. Peppe è un fratello, quindi auguri a Peppe, auguri. Lunga vita a Peppe. Lunga vita a Peppe, grazie, grazie, grazie. Buona serata. Grazie anche a lei. È da stamattina che faccio auguri a noi figli, per Peppe, mio compare in particolar modo. Compare, no? D'Anello pure. Peppe, insomma, gli auguri. Diciamo che quasi quasi l'ho cresciuto. Comunque è tanta bella gente che è venuta un po' da tutte le parti a trovarti, a festeggiare con te Peppe. Sì, sì, li ringrazio a tutti veramente di cuore. Hanno detto pure che sei bello Peppe. Sì, bello. Una opa. Ora l'anni. Ma uno è bello. Vabbè, così. Sì, sì. Vabbè, come Peppe, insomma, no. Numero uno. Non si deve riettare mai. No. Numero uno Peppe. Mai. E purtroppo... Dottore, gli auguri a Peppe in diretta. Augurissimi compare. Ecco. Mille di questi giorni. Grazie.
ne abbiamo passate. Sai, Giovanni, questo poi per me venire, essere qui presente questa sera particolare per festeggiare il compleanno di mio compare è veramente una cosa bellissima, perché sappiate che mi sono cresciuto e quindi per me tornare a Musa specialmente in questa piazza, in particolar modo in questa piazza dove ci siamo cresciuti, tanti ricordi, e quindi è anche un momento buono questo per ricordare il passato, i tempi, eccezionale, eccezionale. E comunque diciamo è una novità il compleanno festeggiato in piazza insieme a tanti amici, la cosa bella. Certo, ma lui è così, è così, è lui il biondo, il mio numero uno veramente. Il maestro Ciccio Nucera, buonasera maestro. Ah, ciao P. Siamo in diretta su Merito TV. Ciao ragazzi, buonasera a tutti, auguri a Peppino, il nostro grande Peppe. Peppe, è un onore, insomma, il maestro Ciccio Nucera è venuto per festeggiare insieme a tanti amici i 60 anni di Peppe, una cosa Peppe bella. Per me è un fratello. È un fratello. Quindi gli voglio un sacco di bene e sono presente. Ha avuto anche un'idea eccezionale, festeggiare il compleanno in piazza con gli amici. Ma così si va, in mezzo alla vita, divertente, bene, mangiamo, beviamo e stiamo bene. E poi suoniamo e balliamo. E poi suoniamo e balliamo. Auguri Peppe. Grazie maestro, grazie. Discretamente, dai. No, no, pure è mio. Pure quello. Mamma mia. Che figuraccia. No, che bello. Oh, la Juve vince 1-0. Che c'è tra la Juve adesso? Sta vincendo? So, c'è la faccia di quello che ci sta pensando. No, assolutamente. Sto scherzo. Allora, ciao, buonasera. Insieme a tanti amici, il compleanno di Peppe. Gli dobbiamo fare una bella dedica, un augurio. Beh, vedete tutte, innanzitutto tanti auguri e buonasera ai telespettatori. Peppe è un'istituzione, non solo a Musa ma anche in paese. Lui ha creato un bel movimento qua, la famosa Sagra dei Pipichini, e quindi una persona disponibile con tutti, e questa è la dimostrazione, la gente ha ricambiato con affetto la sua disponibilità e siamo qui per questo, per fargli passare una bella serata. Una bella idea pure, festeggiare il compleanno in piazza con tanti amici. Guarda, è un'idea originale, devo dire la verità, ma solo lui poteva avere queste idee. Sì, sinceramente sì, in tutto e per tutto. Ti lascio andare altrimenti il panino. Sì, altrimenti la mia ragazza mi sgozza, che è suo. Quindi, ciao, grazie. Buonasera, grazie a voi. Signora, quanti chili di salsicce abbiamo preparato? Da 30 chili. 30 chili? Sì, sì. Mamma mia! E qui si mangia. Guarda, non c'è nessuno. No, ce li mangiamo. Piace, non li piace. Non li piace, vero? Facciamo gli auguri a Peppe. A mio nipote Peppe, come no? Facciamolo in diretta. La zia Tota gli fa tanti auguri, un nipote speciale. Nipote speciale, Peppe è grande, grande Peppe. Grazie signora, buon lavoro. Luca, grazie. Ma ci siamo noi adesso, deve parlare con noi. Antonio, lasciami stare. Allora, innanzitutto, promettendo che da persona del posto qua, insomma, Musa, io volevo ringraziare voi. Grazie. Del studio 95, Telemelito, mi pare che sia vero. Melito TV. Perché vedo con piacere che siete in tutti i posti, però a un si mangia. No, dove ci chiamano noi siamo. Poi questa bella gente noi ci siamo sempre. Benissimo, questo lo so, stavo scherzando, lo so che ci siete sempre. Poi volevo fare gli auguri al signor Peppe Iachino per i suoi 60 anni. E sai che dico, Pippo? Speriamo un campanare 60. ogni anno facciamo la festa. Bravo. Quindi auguri per altri tanti 60. Auguri per altri 60 e speriamo di ritrovarci. Beh, insomma, quasi tutti qua. Quasi tutti qua ogni anno. Dai, speriamo. Grazie, Pippo. Buona continuazione. Anche a te. Ciao, grazie. Ok, grazie.
Ciao Mimmo. Ciao fratello. Ciao Andrea, mio cugino Andrea Benedetto. Ciao, ciao Andrea, fratello, Maria. Mio fratello Angelo, ciao. Ciao a tutti. Buonasera vice sindaco. Eccoci qua. Mi metto da qua. Buonasera, anche lei è ospite, è venuto a fare gli auguri a Peppe Iachino per i suoi 60 anni, credo. Uno che è invitato deve sapere. 60 anni. No, no, ma io non è che io gli ho chiesto gli anni. Innanzitutto mi sento un privilegiato di essere parte di questa grande famiglia. Bella, 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 bella. Una cosa, una buona, una bella idea. Sì, è stata una bella cosa, una bellissima, diciamo, non c'è, ma possiamo pure chiamare pure manifestazione comunque. Anche. Visto, visto. L'anno anche. L'anno. L'anno. Se le belle direi di sì, una festa così bella, grande, aperta a tutti è una cosa bellissima. Bella, bella, bella. Vista l'ampiezza della, della, della piazza e, del, e dei partecipanti. Siamo appena all'inizio. Siamo all'inizio. Poi non sappiamo quello che insomma sarà. C'è tanta roba da mangiare. Poi ci sarà ballo, insomma, musica, canti, danze. Vabbè. Bello, bello. Apprendo da lei il programma. Gli facciamo una dedica a Peppe, sì. Una, tantissimi auguri di buon compleanno e non lo so quanto per i prossimi 60. Per i prossimi 60 anni. Ogni anno ne fa una e noi siamo a posto. Assolutamente sì. E noi partecipiamo con piacere. Grazie, buona serata. Buonasera. Ciao, 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 ciao. Buonasera. Ciao Peppe. Buona serata. Buonasera Filippo. Goguti presente. Sempre Goguti, presente, insomma. Vedi, siamo stati invitati. Bella festa. Bellissima. Siamo venuti con molto piacere. Fare gli auguri a Peppe per i suoi 60 anni. Ah, lo sanno tutti. 60 e non sentirli, vedi. 60 e non sentirli, una bella idea. Sì, una bella idea, bella perché vedi con tanta gente che lo vogliono bene, quindi facciamo gli auguri a Peppe per il suo compleanno, una dedica, una bella cosa. Cosa augurargli a Peppe per i suoi 60 anni? Altri 60? Ma tutti altri 60, altri 60. Facciamo 80. Oh, facciamo 80, sempre pieni di gioia, di pace, di salute, tutto quello che lui vuole, basta! Oh, e basta così. Basta così? Grazie. Grazie a voi tutti, buona continuazione. Stasera abbiamo incontrato in piazza qui ad Annà Mikos. Buonasera a tutti. Ciao, ciao, ciao. Famoso fotografo ormai. Famoso. Segue tutte le manifestazioni dei gruppi che suonano questa musica stupenda, meravigliosa. Eh sì, insieme al gruppo che abbiamo noi Tarantulati seguiamo quasi tutto. E questa sera siamo qui per fare gli auguri a Peppe per i suoi 60 anni. Eh sì, è un grande amico, un amico davvero di quelli che meritano. Che merita. Fate molta strada pure voi, vero? Da dove venite? No, no, da Reggio noi. Da Reggio. Tanti auguri a Peppe. Tantissimi quanto, auguri Peppe. Quanto gli auguriamo a Peppe? Quanti anni gli auguriamo? Un altro 60, un altro 60. Così almeno per un altro 60 anni. 60, poi babbo che non ci facciamo più Peppe, non è che quella cosa. Un altro 60 non basta, no, tutti e due. 60 loro. Così poi ogni anno veniamo in piazza. Ma non la maldecciamo. E festeggiamo. Il nostro fratello Peppe. Tanti auguri Peppe. Grazie, grazie. Auguri, auguri. Grazie, 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 grazie a voi. Auguri papà per i tuoi 60 anni, ti voglio bene. Ecco, brava, brava. Grazie. Auguri Peppe. Io auguro a Peppe. No. Come no? Io auguro a Peppe. Peppe. Auguri Peppe. Auguri Peppe. Arrivando, ecco un furgone carico di pizze. Un furgone carico di pizze. Un furgone carico di pizze. Le pizze, sono arrivate le pizze. Andate a moccare. Ah.
Sono arrivate le pizze!
buonissima. Buona? Buonissima. Bella, eh? Sì, buonissima. Si squaglia. Buona. Bravo. Bella. Una lunga amicizia che dura ormai da 5-6 anni. Per noi è un amico speciale, per una serie di motivi. Silenzio. Che abbiamo riassunto in quattro piccole cose, perché non volevamo essere lunghi sei perché, te lo dico subito, perché lui è un tipo che piange e cresce, allora stasera lo vogliamo vedere solo ridere, e allora... Brava! Grazie! 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 No, Pizzi,
presente. Colpevole. Allora, vedete, qua ci sono i nomi di tutti i ragazzi del gruppo e dei quelli. E questo è il biglietto che abbiamo scritto per te, per il nostro amico speciale Peppe Iacchino. Biondo. Detto il biondo dovevo dire. Vabbè, certo. Allora, oggi è un giorno molto importante. Oggi è un giorno molto importante, ma così non faccio la cosa. Perché 60 anni fa nascesti tu e sei una persona speciale. Sono ormai un paio di anni che ci conosciamo e noi ogni martedì decidiamo di metterci a dieta. E tu puntualmente ogni lunedì compari con il solito vassoio di pasticcini. Grazie a te non conosciamo più la bilancia perché abbiamo paura di salirci sopra per guardare il peso. Perché mi piace mangiare? Ricordati che hai sulla coscienza il nostro sovrappeso. Basta Peppino, da adesso in poi non più dolci, ma solo salume e formaggi. Allora, concludendo Peppino, con questa letterina vogliamo esprimerti quello che tu sei per noi, una persona speciale, altruista e generoso, sempre disponibile per chi ha bisogno di te. Grazie Peppe per essere quello che sei, tanti auguri da tutti gli amici del gruppo di Tarantella. Bravo! C'è un'altra, Pippo. Sì, mi aggiro, Pippo. Arrivo, arrivo. Silenzio! Ah, chi ti è già detto? Caro Peppe Biondo, per Peppe Biondo l'uomo che non deve chiedere mai. Caro Peppe, oggi per te è un giorno speciale. E anche per noi che partecipiamo con te a questo giorno di felicità. Come vedi, tra gioie, dispiaceri e affanni sei arrivato a 60 anni, con l'amore di Michela che tiene alta la bandiera. Brava Gianna con le rime! Hai 60 anni, ma non li dimostri, li porti proprio bene. Ma non deve dare. Tutto il paese ti festeggia perché sei una persona buona d'anima, un uomo che non tiene nessun rancore, un uomo pronto ad aiutare tutti, a farsi il 4 per le persone. Per questo noi ti ringraziamo e ti diciamo di rimanere sempre così, un eterno Peter Pan. So che con i tuoi amici sei sincero e leale, pronto per dare la vita e loro ti vogliono tutti bene. Potrei nominarti alcune come Ciccio, Gianni, Mico, Giuseppe, Alfonso, Angelo, Andrea, Luca, Antonio e tante tante altre ancora. E tutti insieme ti auguriamo che ci sia ancora molti di questi compleanni e festeggiarli tutti insieme con l'augurio più bello e quello che il Signore ti dia tanti saluti insieme alla tua famiglia. E ora alzate i bicchieri con il vino e brindate a Peppe Iacchino. Scusate un poco indietro. Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri Peppe, tanti auguri a te. Basta che si bruciamo. Ci siamo. Vai Peppe. Sono 10 anni per candela gioco in pratica. Via. Amore. Assicurare un poverito che c'è dove assicurare. No. Aspettate che ci sono.
Allora, prima questo. Da un cutello dopo che non tagliassi la torta. Tantissimi auguri al caro amico Peppe, con i suoi 60 anni, gli amici del gruppo La Tarantella creata Crea Dipendenza. Chi sarà loro in onore? Sì, in onore. Chi non ha detto di me, Peppe? E poi quest'anno, Tutti i suonatori che stasera mi hanno onorato ringrazio tutti gli amici, la scuola di ballo numero uno. Parli dialetto, che bello. Allora, a scuola e ballo, andiamo a scuola e ballo, quando divertiamo come sempre, vai, è una bella cosa, noi divertiamo tutti, non facciamo adesso così, ringrazio a Mimma Ciccio i primi, dai, tutti i donatori, poi ringrazio a Mimmo Stilo, ringrazio a Tommaso, ringrazio a tutti perché mi hanno veramente... Sei unico, unico sei! Ringrazio a Studio 95, a Filippo, a Giovanni, a Bruno, che è il numero uno, Bruno, ciao Bruno, che dire, un grazie a tutti i partecipanti, a tutti gli amici, miei, che sono venuti questa sera a onorarmi qua, a Totò, grazie a tutti di loro cuore. Bravo! Dai Peppe! No, è aperto! Vai Peppe! Bravo! Peppe! Dai Nino, grazie! 100 di questi giorni! Dai!